Buongiorno, sono Orfeo Mazzella, sono un componente del tavolo tecnico del Sarno. È un gruppo di lavoro che conta oggi come iscritti su Facebook più di 100 attivisti o comunque simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Questo gruppo si è riunito a febbraio e oggi sono passati 9 mesi, si può dire, e abbiamo realizzato alcuni importanti obiettivi. Qual è lo scopo di questa relazione? Io vorrei spiegarvi cosa abbiamo fatto, perché lo abbiamo fatto e con quali mezzi. Quindi cosa, perché e con quali mezzi. Perché potrebbe essere un'interessante esperienza anche per molte altre persone. Il primo punto che ci siamo posti di discussione è le informazioni che avevamo da condividere. Quindi il gruppo ha cercato in primo luogo di condividere le informazioni. Ci siamo domandati quali erano le priorità che all'interno del Movimento 5 Stelle potevamo portare avanti. Abbiamo visto che il problema dell'inquinamento del Sarno era un problema che poteva interessare il Movimento 5 Stelle e noi sui territori, perché toccava almeno quasi tutti i punti delle stelle del Movimento 5 Stelle, e cioè è un problema di acqua, è un problema di ambiente, è un problema di comunità, è un problema di salute ed è un problema di trasparenza. E l'esperienza che abbiamo fatto è proprio questa: vi dimostreremo come tutte queste stelle sono rappresentate nel problema dell'inquinamento del Sarno. Nei primi 9 mesi di lavoro il gruppo tecnico del Sarno ha prodotto un importante movimento di gente. Siamo arrivati a coinvolgere tra le 500 e le 600 persone che abbiamo contato durante il nostro Sarno Tour, e abbiamo coinvolto 7 parlamentari, tra cui qua c'era il Luigi Gallo, che è venuto con noi al Sarno Tour. Il Sarno Tour ha prodotto un grande numero di attività, soprattutto giornalistica, ha coinvolto i giornali locali e ha coinvolto il telegiornale regionale della Campania come notizia. Per dirvi come, se una notizia coinvolge anche i mezzi di comunicazione, comincia a diventare anche uno strumento di pressione. Abbiamo realizzato dei manifesti per il Sarno Tour, ovviamente autofinanziandoci, e questo è un argomento che poi presenteremo come punto di domanda a questa assemblea, perché anche queste iniziative, che sono iniziative che partono dal basso, poi hanno bisogno di un minimo, diciamo, di finanziamento. Il Sarno Tour ha visitato molti luoghi attraversati dal fiume Sarno. È partito da Castellammare Torre Annunziata e si è portato fino al Parco Cinque Sensi di Sarno. Per farvi comprendere dove siamo, perché questa è una regionale, un'assemblea regionale, quindi dobbiamo capire un attimo dove ci troviamo, di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando perché è un problema che riguarda, diciamo, secondo alcune persone, poche persone. In realtà, come vedete da quella cartina a sinistra, è un problema effettivamente regionale, in quanto il bacino idrografico del fiume Sarno è un bacino piuttosto esteso e coinvolge almeno 3 province: la provincia di Avellino, la provincia di Napoli e la provincia di Salerno. Probabilmente tutti sanno che il Sarno come fiume nasce dalle montagne che si trovano poste in Sarno e poi si porta nella piana del Sarno e raggiunge poi lo sbocco a mare tra Castellammare e Torre Annunziata. Però il Sarno è stato modificato nel tempo, è uno dei fiumi che ha subito più modifiche e opere idrauliche nel tempo, e in parte negli anni passati, tra i 600-700 e poi anche nell'800, sono stati direzionati nel fiume Sarno alcuni suoi corsi torrentizi, e in particolare il torrente Solofrana e il torrente Cavaiola.
Io non lo sapevo, questo significa crescere le nostre informazioni regionali, che il fiume Sarno si chiama fiume ed è un fiume con un suo corso, con un suo andamento, una sua portata, mentre il torrente Solofrana e il torrente Carriola erano all'origine dei torrenti, quindi hanno un corso torrentizio, significa che cioè provengono, hanno delle pendenze molto alte, provengono da montagne piuttosto alte e poi si riempiono soprattutto, almeno originariamente, solamente di acque meteoriche, acque di pioggia, perché acque ruscellanti. Sono importanti questi piccoli flash che vi do per capire come siamo stati presi in giro recentemente dalle opere che vogliono fare sul Sarno. Come vedete nella piccola mappa colorata in basso a destra, le aree che sono coinvolte dal fiume Sarno sono praticamente quelle della piana, sono quella gialla e quella più chiara, e dietro alle spalle quella tutta punteggiata, e poi ci sono aree addirittura della penisola sorrentina e del Vesuvio, e quelle sono le aree cosiddette torrentizie, quelle dei piccoli torrenti ruscellanti che poi drenano le acque all'interno del fiume Sarno. Questa area, che è sempre un'area regionale, praticamente era rientrata fortunatamente nelle aree cosiddette SIN, cioè era rientrata nei siti di interesse nazionali sottoposti a bonifica. Stranamente, e questo lo abbiamo fatto presente ai nostri parlamentari, in un attimo il ministro Clini, quindi il ministro del governo tecnico, il precedente governo tecnico, ha deciso di declassare quest'area regionale, che come avete visto è molto grande ed è fortemente inquinata, e dopo ce lo dimostrerà Fabio, fortemente inquinata, quest'area è stata declassata a SIR, cioè un'area di interesse regionale. Quindi cominciamo a prendere queste notizie comuni, perché l'obiettivo appunto di questa discussione è di che cosa stiamo parlando e soprattutto dove ci troviamo in questo momento. Allora, noi siamo andati a vedere il Sarno e con nostra sorpresa di tutti abbiamo trovato un Sarno pulitissimo alla sorgente, ovviamente, con nostra sorpresa, perché pensavamo fosse anche lì. E abbiamo fatto il percorso a ritroso, da Torre Nunziata a salire verso Sarno, però adesso io ve lo spiego al contrario. E lì c'è un parco, si chiama Parco Cinque Sensi, sono stati coinvolti addirittura dei bambini che hanno fatto dei bellissimi disegni, è spettacolare coinvolgere i bambini in queste manifestazioni, perché hanno espresso con semplicità il disagio che hanno nel non avere un Sarno che è praticamente un corso d'acqua che potrebbe dare ricchezza, turismo, benessere alla nostra società, come lo ha sempre dato da migliaia di anni, e solo da pochissimo tempo il Sarno è ormai solo una fogna a cielo aperto. Poi siamo passati a Rocca Pimonte, questo non so, si parla di Rocca Pimonte, il comitato, io ho sentito Rocca Pimonte, ho detto che caspita, hanno anche un altro problema a Rocca Pimonte. Questo è un braccio sulla destra della Solofrana, quello che vedete, il colore, se non so se si riesce a vedere, peccato, ma è marrone ferroso, cioè si vede che si sono depositati negli anni tutta una serie di sedimenti che provengono sia dalle vecchie industrie conciarie, sia dalle industrie cavesi, poi nella cavaiola, eccetera, che hanno un tipo di lavorazione industriale che poi abbiamo appreso produce tutta una serie di inquinanti tossici. Questo fiume, questa Solofrana, come avete visto prima dal bacino idrografico del fiume Sarno, si connette all'altezza di Nocera con il fiume Sarno, che poi sfocia a Torre Annunziata davanti a una bellissima isola, bellissimo scoglio, che è lo scoglio di Rovigliano, la Petra Herculeis si chiama, perché lo conoscevano già i Fenici, era un luogo di commercio per i Fenici, quella Petra Herculeis. E come vedete sotto, vicino a quegli scogli, questa è la situazione che ci sta allo sbocco del fiume Sarno, cioè c'è un immondezzaio, una pattumiera a cielo aperto.
E questo l'abbiamo appreso insieme ai nostri parlamentari che hanno visto, hanno fatto foto, eccetera, eccetera. Allora, lascio un attimo la parola a Fabio per farvi spiegare, ci intervalleremo per farvi capire che il nostro è stato un lavoro di equipe e di gruppo per parlare un attimo dell'ambiente, che è l'altra stella, perché abbiamo parlato un attimo dell'acqua e l'inquinamento. Allora, salve a tutti, sono Fabio Liguori del gruppo di Pompei. E niente, come dicevo Alfeo, in pratica il Sarno Tour è stato organizzato soprattutto per accendere i riflettori su quello che è il grave disastro ambientale che colpisce il fiume Sarno. Questo grave disastro ambientale che in pratica è dovuto essenzialmente, come vediamo in questa slide, a tre fattori, a tre praticamente tipi di inquinamento, tre tipi di inquinamento. Abbiamo l'inquinamento di tipo urbano, inquinamento di tipo agricolo e inquinamento di tipo industriale. L'inquinamento di tipo urbano è dovuto essenzialmente a quello che è la mano dell'uomo, a praticamente l'espansione urbanistica e alla sempre crescente densità urbana, abitativa, e che ha portato praticamente ad un aumento volumetrico sia dei reflui urbani che degli sversamenti abusivi. E quindi questo ha peggiorato la situazione a livello di inquinamento, problematica che è fortemente amplificata dalla carenza, qui c'è scritto, ma io direi a volte anche assenza delle reti fognarie comunali. E, per quanto riguarda invece le fonti di inquinamento agricole, facciamo riferimento all'uso intensivo di concimi chimici e di fitofarmaci. I residui di questi elementi chimici in pratica vanno a finire in quelli che sono canali, in quelli che sono torrenti e quindi via via fino alla falda di superficie. Tutto questo ovviamente sempre con tutto questo ovviamente diciamo peggiora la situazione ed è anche questo problema amplificato dal problema dell'abbandono anche dei rifiuti sulle sponde del fiume. Per quanto riguarda invece l'inquinamento di tipo industriale, facciamo riferimento quindi agli scarichi delle industrie non trattati. Questi scarichi in pratica fanno riferimento quindi, come diceva anche Orfeo, alle industrie conciarie, fanno riferimento alle industrie conserviere e sono praticamente questi scarichi, questi elementi che comportano poi la maggiore percentuale di inquinamento del fiume. Tant'è vero che, come ha fatto vedere prima nell'immagine del torrente, l'acqua lì era praticamente rossa, noi ci siamo stati ed era veramente assurdo, era veramente strano vedere quell'acqua così, così rossa, così carica di inquinanti. Tant'è vero che nei periodi di cosiddetta diciamo magra, cioè quando le piogge non sono abbondanti, queste acque sono maggiormente cariche di inquinanti, perché mentre nel periodo di pioggia in pratica abbiamo un mescolarsi tra inquinanti e piogge, nei periodi di magra invece abbiamo praticamente un'elevatissima percentuale di inquinanti ed è il momento in cui i torrenti e quindi anche il fiume sono maggiormente inquinati, cioè portano la maggiore percentuale di inquinanti. E che cosa dire alla fine? In pratica un altro problema annoso che si ha è quello diciamo delle esondazioni, cioè ci sono alcuni punti in pratica dove ci sono dei restringimenti e questi restringimenti portano a delle esondazioni. Le esondazioni sono un problema perché in pratica l'acqua che esonda va a finire nei terreni circostanti con conseguente inquinamento di questi terreni e quindi con conseguente ripercussione sulla nostra salute. Ecco perché adesso Orfeo insomma ci illustrerà quelli che sono gli aspetti relativi alla nostra salute. Un'ultima cosa che volevo dire riguarda il grande progetto Sarno che diciamo ancora una volta sta minacciando il Sarno in questo periodo, un progetto che mira, come ci dirà sempre dopo Orfeo, a risolvere alcuni aspetti idraulici e quindi ad esempio a risolvere il problema delle esondazioni, anche se in realtà non è che secondo noi lo risolverebbe, ma che non punta assolutamente a risolvere il problema ambientale, cioè in questo progetto non si fa assolutamente alcun riferimento al disinquinamento del Sarno. Grazie. Allora, l'altro punto, l'altra stella del Movimento 5 Stelle è la comunità, cioè noi siamo una comunità. Ora, una cosa che abbiamo appreso durante il viaggio del Sarno Tour è che siamo effettivamente una comunità.
Cioè, io sono Torre Annunziata, lui è di Pompei, poi abbiamo incontrato persone di Nocera, ma non ci consideriamo una comunità, ci consideriamo semplicemente dei cittadini di una città, di Scafati piuttosto che di Jesi, di Sarno, e non siamo una comunità. Ora, probabilmente questo è il più grave errore che abbiamo potuto mai fare, soprattutto riguardo al bacino idrografico del fiume Sarno, perché la direttiva europea acque del 2000 prevede la considerazione dei bacini idrografici come comunità. Quindi il mancato coordinamento tra queste comunità produce degli effetti devastanti. Il fiume Sarno, come ho detto prima, attraversa appunto tre province, Avellino, Napoli e Salerno, e questi che vedete sono i comuni principalmente interessanti, cioè Sarno, Streano, Valentino Torio, Poggiomarino, Boscoreale, San Marzano, Salerno, Angri, Scafati, Pompei, Torre Annunziata, Castelmaggiore e Stabia, mentre i torrenti Cavaiola e Solofrana interessano Pagani, Nocera, Superiore, Inferiore, Cava di Tirreni, Castel San Giorgio, Solofra, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Rocca Piemonte e Mercato San Severino. 30 metri la sorgente? 30 metri? Sì, sul livello del mare. Sì, là. Il territorio con una popolazione di 1.300.000 abitanti, potremmo essere un po' di più, con un'alta densità abitativa. La densità abitativa è un fatto molto importante, perché uno dei fattori che ha destato la nostra attenzione e che tutti quanti hanno sottolineato come causa di questo disastro ambientale è proprio i tecnici la chiamano antropizzazione, cioè la presenza, diciamo, dell'uomo con edifici, con fabbriche lungo le rive del fiume Sarno. Quindi il messaggio è quello che dovremmo considerarci un attimo un'unica comunità. Tra l'altro, considerarsi un'unica comunità lo facevano già nel Neolitico, perché come sapete, forse non sapete, è stato trovato a Longola un borgo su Palafitte dove si sono trovati resti di una popolazione antica, addirittura pre-sannitica, si chiamano i Sarrastri, l'abbiamo appreso, forse nessuno lo sa, e noi siamo gli antenati di questi discendenti di questi antenati. C'è una scenic da spostare, una scenic grigia. Siamo i discendenti dei Sarrastri. Come vi dicevo prima, l'altra stella del Movimento 5 Stelle è appunto la salute. Ci siamo resi conto che il Sarno, io dico ci siamo resi conto perché, poi vi dirò perché ci siamo resi conto, perché sembra che tutti gli altri movimenti, associazioni eccetera si siano svegliati all'improvviso quando ci siamo svegliati noi, cioè in un certo senso per la pressione politica del Sarno Tour. Abbiamo rilevato che ci sono delle analisi APAC del 2002, tra parentesi, nella documentazione che poi vi farò vedere allegata al grande progetto Sarno alla via, vabbè, tutta una cosa tecnica che abbiamo appreso, cioè la valutazione di impatto ambientale, ci sono queste analisi del 2002, cioè mancano tutte le analisi dal 2002 ad oggi, quindi ci mancano proprio. E comunque queste analisi del 2002 già si vede che ci sono dei livelli di cadmio, di cromo, di zinco, di nichel, di piombo, di rame altissimi. Recentemente sono state fatte delle analisi private, che pure sono molto costose per quanto riguarda i metalli pesanti, e si sono trovate concentrazioni di piombo, di alluminio e di cromo molto elevate. Quindi qualcuno dice che il Sarno si è autopulito, i dati dimostrerebbero invece il contrario. Poi ci sono i dati ovviamente riferiti all'inquinamento, quello da batteri, ma quello è placido, cioè tutti sanno che nel Sarno non ci si può fare il bagno. Se qualcuno ci vuole provare, c'è a rischio di vita, perché abbiamo dei livelli di Escherichia coli, di salmonella, di coliformi fecali che sono straordinariamente alti. Però attenzione, tutti questi germi, tutti questi batteri, poi li portiamo a mare. Abbiamo portato a mare per 30 anni i germi, eccetera, ma anche tutti questi metalli pesanti. Questo è l'altro dato preoccupantissimo.
correlato a questo dato c'è la scoperta che in Campania esistono due registri dei tumori. Molto spesso ci viene detto che non esistono i registri tumori in Campania, in realtà il registro tumori in Campania esiste ed è stato istituito dalla Regione Campania. Solo il problema è questo, interfacciandoci con i medici, io comunque sono iscritto all'Ordine dei Medici di Napoli e faccio parte dei medici ISDE dell'ambiente. Comunque, interfacciandoci con i medici dell'osservatorio, abbiamo scoperto una cosa, che questi dati sono veramente preoccupanti, solo che vengono interpretati in un altro modo. C'è un'interpretazione volutamente, forzatamente, tranquillizzante. Andandole a leggere invece attentamente e andando a leggersi le relazioni che gli epidemiologi scrivono, tutti gli epidemiologi, cioè il dottore Fusco che è il direttore del registro tumori di l'ASL Napoli 3 Sud e del registro tumori Campania, che è unico, e di Salerno, hanno parlato di grave criticità. Utilizzano questa parola scritta, grave criticità, per l'aumento dell'incidenza dei tumori nel breve periodo di 5 anni, facendo un raffronto di 5 anni in 5 anni. Ovviamente poi calcano anche la mano sull'assenza di una rete oncologica sul territorio, cioè abbiamo un sacco di problemi, ma soprattutto è uscito recentemente un articolo su Repubblica addirittura, che ha detto che abbiamo perso definitivamente quel piccolo vantaggio che avevamo sulle popolazioni del nord, cioè adesso moriamo prima, abbiamo perso 2 anni per gli uomini e 1 anno per le donne. Questa è una proiezione sicura e certa. E poi i tassi di sopravvivenza ci fanno fessi quando praticamente ci parlano solo di incidenza, ma non ci dicono quali sono i tassi di sopravvivenza. Questa relazione che sta su internet, c'è una relazione su internet, se voi digitate registro tumori ASL Napoli 3 Sud PDF, io l'ho trovata così per caso, perché faccio delle ricerche continue e l'ho trovata per caso. Se digitate così vi esce la relazione completa e vi dicevo, i tassi di sopravvivenza sono preoccupanti. Quindi noi abbiamo un fiume inquinato, un fiume che continua a sversare cadmio e cromo nei terreni, nelle acque circostanti, nei fiumi, nel mare. Abbiamo un'incidenza di tumori esagerata, abbiamo un tasso di sopravvivenza, cioè sebbene curati sopravviviamo ai tumori molto di meno. Quindi questo è un altro dato importante. E questo è quello che abbiamo scoperto facendo questo viaggio. Ecco, questo, ci sono le considerazioni, mi ero dimenticato che l'avevo messa. Ve le lascio leggere perché queste sono considerazioni scritte, non si legge. Allora, le leggo solamente perché veramente sono preoccupanti. In Italia meridionale in generale ed in Campania in particolare, è in atto dalla fine degli anni 80 una progressiva trasformazione della patologia oncologica sul territorio in termini di progressivo aumento dei tassi di incidenza di tumori diagnosticati. Progressivo aumento dei tassi dei tumori diagnosticati. Cioè ci potremmo anche aspettarci dei tumori che non sono stati ancora diagnosticati, quindi il dato è cautelativo nei confronti di quelli tumori. Diversa tipologia dei tumori diagnosticati e diverso rapporto numerico tra di loro. Qui già nelle parole dice, guarda, è cambiato qualcosa rispetto al nazionale. Tale trasformazione è da riferire sia al mutare delle condizioni ambientali complessive, dove per ambiente si intendono. Qua ritorniamo alle parole usate da Lorenzin, però vanno ben lette: abitudini e stili di vita, fumo, alimentazione, attività fisica, e su questo ci possono essere, perché un epidemiologo deve dire queste cose. Il problema è quando non ci dicono il resto, che loro scrivono: esposizione professionale, e quindi potremmo parlare dei fitofarmaci, tutti i farmaci che si utilizzano in agricoltura, eccetera. Potremmo fare un discorso lunghissimo sull'agricoltura e come si fa agricoltura da noi in Campania. Inquinamento ambientale. Questa parola non la cita nessuno. Inquinamento ambientale. Inquinamento ambientale, aria, terra, acqua.
Quindi se ci sta questa parola è inutile che... Quando abbiamo scoperto questo, ci siamo interfacciati con i nostri parlamentari e il Sarno Tour, cioè il tavolo tecnico del Sarno, ha richiesto due mozioni che sono state depositate in Parlamento, che abbiamo scritto noi per i parlamentari, producendo un dossier di 180 pagine complessive, in 9 mesi di lavoro, 180 pagine complessive. Abbiamo presentato due mozioni, i parlamentari le hanno depositate alla Commissione Affari, e cioè che la sottocommissione Affari e Salute, la Commissione Salute, e alla Commissione Ambiente. Come sapete, dopo 60 giorni bisogna reiterare la domanda, non ci hanno ancora risposto, perché non ci... reitereranno la domanda per ottenere una risposta. Nella mozione ambiente si chiede perché caspita non tenete conto del fatto che ci sta un inquinamento ambientale nella nostra zona, questa per sintetizzarla, lo so. Nella mozione salute si dice: ma volete attivare tutti gli strumenti di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria, dove per prevenzione primaria si intendono i registri di malattia tumorale, e prevenzione secondaria, che significa gli screening sulla popolazione, perché se abbiamo un aumento di tumori per la mammella e un aumento di tumori, signori miei, per il colon retto, qua in Campania ci hanno fatto tutta una serie di analisi che ci costano, e quindi, cioè, chi paga tutto questo? Vabbè, passiamo avanti. Allora, l'altro argomento con cui ci siamo imbattuti, cioè l'altro argomento dell'altra stella, è la trasparenza e la partecipazione. Ci siamo resi conto che si erano la Convenzione di Aarhus, che nessuno cita, nessuno conosce, l'Agenda 21, Convenzione di Aarhus, prevede la partecipazione dei cittadini quando si fanno delle opere che hanno un impatto ambientale. Punto. Questa convenzione, recepita con la legge 108 del 16 marzo 2001, non è stata neanche osservata, neanche di striscio, ed è una legge internazionale ratificata dall'Italia. Poi abbiamo visto che all'articolo 5 di una legge regionale che parla di governo del territorio, partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, si prevede: alla fase di preordinare all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione, di partecipazione dei cittadini anche in forma sociale in ordine ai contenuti della scelta di pianificazione. Vai? Niente. Ok, quindi la nostra brocca qui è trasparente, ma è una trasparenza finta. È l'acqua della sorgente del fiume Sacro. Questa è l'acqua della sorgente del fiume Sacro. Trasparenza opaca invece che ci danno le istituzioni. A un certo punto si fanno delle opere sul fiume Sarno. Abbiamo scoperto nessuno dei cittadini delle città attraversate sapeva che si stavano facendo questi lavori, che erano programmati. Nessuno. Non si sa. È una informazione. Si fa addirittura una valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 152, e si fa una consultazione pubblica, perché giustamente si devono parare le sedere, e si fa una consultazione pubblica. I cittadini, noi che viviamo questi problemi, quando lo sappiamo? No, dopo il via. Noi fortunatamente, come Movimenti 5 Stelle, poiché ci occupavamo del tavolo tecnico a Sarno, l'abbiamo saputo un poco prima, e quindi abbiamo potuto presentare delle nostre osservazioni lavorando di notte in rete, proprio di notte, cioè nel senso che abbiamo fatto una corsa e lavoravamo dalle 9 alle 4 del mattino, per dirvi che cosa abbiamo fatto.